Parco del Brenta, 16 comuni lungo l'asse del fiume da Bassano a Padova, coordinati da Carmignano in partnership con Università di Padova e tra Banca Etica e Veneto Agricoltura, uniti per valorizzare l'area dal punto di vista del turismo, in particolare del cicloturismo, dell'ambiente, con attenzione particolare al rispetto e all'ecologia, tutto nell'ottica del rilancio dell'economia, considerando il Brenta risorsa a 360 gradi. Oggi siamo ovviamente con le antenne dritte, con le attenzioni particolari per quelle che sono le progettazioni che la Regione ha messo in moto per dare acqua a quelle popolazioni che oggi ne sono prive. Dall'altro lato non possiamo star fermi e pensare che il fiume sia solo un'entità che deve dare, ma è anche un'entità che deve ricevere, quindi una volontà anche di tenerlo curato, di dare la possibilità, insomma, ai cicloturisti di usufruirne, perché il turismo fluviale è importante ed è fondamentale nella nostra regione. Anche privati imprenditori che credono nelle potenzialità del fiume possono intervenire concretamente. Un esempio è la donazione di 5.000 euro da parte di una quarantina di cittadini che hanno così dato il via all'ambizioso progetto che andrà a coinvolgere centinaia di migliaia di cicloturisti. Sono moltissimi turisti stranieri che oggi affrontano il cosiddetto turismo fluviale e il cicloturismo. Noi abbiamo pensato che attrezzare non solo piste ciclabili, ma anche dare la possibilità all'interno di avere attività di sport sostenibile e attività naturalistiche sia un'attrattiva importante e anche un rilancio e una salvaguardia di tutela per il nostro territorio e per il nostro fiume.